Ho conosciuto Alessio su Facebook. L'amicizia comune è Facebook. La nostra canzone è... Oddio! The Power of Love. Il più grande piacere di Giulia è sentire una ragazza molto dolce, molto generosa e affettuosa. Il più grande pregio d'Alessio, caratteriale, con me è una persona molto buona. Alessio e Giulia fra 40 anni, spero due persone appunto che avranno costruito delle cose insieme, una famiglia insieme, quindi una famiglia unita con dei figli, dei nipoti. E se io me lo vedo così, diciamo, il progetto ideale è questo. Poi non si può sapere, da qui a 40 anni è troppo tempo. Io e Alessio fra 40 anni saremo due rincoglioniti, totalmente, con lui che mi parlerà solo di golf e io che gli dirò sì amore, sì amore, sì amore. No, tanto... Perché uno è mio e l'altro è di... Tutto è tuo. Non scappo più oramai. Oggi mi sposerò davvero. Dreams are like angels, they keep at a bay. Love is the light scaring darkness away. I'm so in love with you. Make love your goal. The power of love, a force from above. Chips are down, I'll be around with my undying death to find love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling like flowers and pearls and pretty gold. Love is like an energy, rushing and rushing inside of me. Un bambino molto vivace, non dormiva mai, un tritapasque fin da piccolino. È sempre stata una ragazza molto solare, sincera soprattutto, e così, è trasparente, cristallina. Ho conosciuto Giulia esattamente 30 anni fa, il giorno che siamo nate. Però la mia mamma non aveva il latte, ma siamo diventate sorelle di latte. Un segreto di Alessio, un segreto di Alessio, diciamo che è quando va a letto, quando va a letto si mette parecchie cremine addosso, va? Ma che diretta a Giulia, ma che diretta a Giulia. Alessio è il migliore amico che ho e questo ecco dice tutto. Giulia è la peggiore di delle bugie. È la peggiore a ubriacarsi.
All'addio al nubilato. In realtà niente di... è stata una serata bellissima in compagnia delle sue più care amiche. Eravamo un pochino ubriache, ma per il resto non è successo altro. Addio al celibato. Addio al celibato, è successo che abbiamo stappato tante bottiglie. Non posso andare oltre perché sennò poi la sposa mi segue. Io a Giulia ho sempre detto tutto, però se c'è una cosa che vorrei ribadire è che lei è veramente la sorella che io ho. Io adesso Giulia fra 40 anni li vedo, spero, felici con dei figli, se Dio lo vorrà, loro lo vorranno. Vorrei vedere il sogno coronato anche di Ale nel golf, quindi li vedo in giro per il mondo. Può servire, in un certo senso può servire. Perché dovrà pensare alla sua famiglia e non è più tanto uno scherzo quello di dover andare a giro per il mondo. E spero veramente che questo percorso che lui sta facendo gli possa servire nella vita, ma gli servirà anche nel lavoro, perché deve acquisire quella personalità e quella sicurezza di sé che piano piano vedo che sta veramente acquisendo, ed è l'augurio più grande che gli possa fare. Allora, Alessio e la Giulia tra 40 anni li vedo pazzamente innamorati di loro, gelosissimi l'uno dell'altro, e una bella coppia, vedo una bella coppia. Che rimangano poi loro così semplici e che si vogliono tanto bene. Che voglio molto molto bene a tutte e due e che penso che Ale sia l'uomo ideale per la Giulia. Il matrimonio è come un fuocherello, bisogna tenerlo sempre acceso.